Benvenuto nell'abitacolo a Giampaolo Galli, che è deputato del Partito Democratico, è stato per lunghi anni un esponente di rilievo di Confindustria, anzi. Poi l'impatto col Parlamento è quel che è, perché ha fatto un vero mestiere. Ah, mi fa un po' impressione la quantità di ore che passiamo in attesa del voto, per votare. Ci sono altri parlamenti che sono molto più efficienti. Mi sembra un gioco a perdere il tempo con i soldi del contribuente. Adesso io non ho nessuna propensione a fare dell'antipolitica, però stando due giorni in Parlamento, diciamo, un po' di tentazione viene comunque. Quello che trovo interessante è che quando ai deputati arriva qualcosa dal Senato si dice: ma cosa hanno fatto questi senatori, che stupidaggine hanno fatto? Poi una cosa arriva ai senatori dalla Camera, cosa hanno fatto questi deputati, si danno un po' del deficiente a vicenda, e uno potrebbe prenderli sul serio tutte e due, diciamo. La cosa peggiora con i 5 Stelle, perché i 5 Stelle vogliono cacciare i mercanti dal tempio, le lobby, invece le lobby devono stare lì, sono utilissime. Come sono dovremmo, utilissime? Sono fondamentali, non è possibile fare, diciamo, se non sono lì non è più il parlamentare che parla con gli interessi, ma diventano dei funzionari nel ministero da qualche altra parte. Se mi avessero chiesto 3 mesi fa, insomma, si possono fare 10 miliardi di tagli in ragione di 12 mesi, diciamo, nel giro di poco tempo, avrei detto di no. Avrei detto si possono fare, ma richiede più tempo. E adesso il Presidente del Consiglio si è tagliato i ponti alle spalle, ha detto parole di fuoco su se stesso, nel come verrebbe considerato lui stesso qualora questi tagli non fossero fatti e qualora gli 80 euro non fossero nelle buste paga di maggio. Quindi per certi versi questo è il metodo giusto. Certo, tutti condividevano che gli sconti di costo del lavoro o gli sconti di imposta per i lavoratori fatti dal governo Letta nell'ultima legge finanziaria fossero insufficienti. Questa era un'opinione condivisa dai sindacati, da Confindustria. In un certo senso è un'opinione molto strana, perché è un'opinione che dice che bisogna ridurre lo Stato e tagliare le tasse, che è un'opinione, come dire, tradizionale di sempre di Confindustria, ma non dei sindacati. Chiamiamola la linea, diciamo, Giavazzia, Resina, Camusso, possiamo chiamarla così. Una volta che c'è una strana compagnia, secondo me è quella che ha messo in crisi il governo Letta, forse più di qualunque altra cosa. Poi ci sono state le congiure di palazzo, le cose shakespeariane, Riccardo III, del suo scommesso, Renzi, Cesare, eccetera. Sì, questa scommessa c'è dentro tanto dopo di me, di diluvio. Che ma io credo che ci sia la... D'altronde queste cose io non so come altrimenti si possano fare. Dopo l'esperienza lunga degli anni di Berlusconi, in cui questa era l'impegno di Berlusconi, questa era la parte essenziale del contratto con gli italiani, era ridurre le tasse, liberare gli italiani dall'oppressione fiscale, era un punto chiave. Diciamo, se salta questo impianto di riforme, questo è un problema molto serio, anche perché i mercati internazionali ci stanno dando fiducia per motivi nostri e in parte per motivi che hanno a che fare con la liquidità internazionale, eccetera. Però insomma, se non riusciamo a cambiare, a fare i cambiamenti che un po' tutti si attendono e che noi stessi, noi italiani ci attendiamo e che il governo ha annunciato, temo che questa situazione, come dire, molto positiva sui mercati finanziari potrebbe anche come dire, cambiare. La ringrazio Giampaolo Galli, grazie per essere stato ospite dell'abitacolo.